Attilio Solinas, consigliere regionale PD, Democratici per il No. Perché no? Perché noi abbiamo esaminato il testo della legge e abbiamo verificato il merito della questione della riforma costituzionale, interloquendo con i tecnici, con i costituzionalisti, e abbiamo preso una posizione, diciamo, contraria a questa legge, perché non ci sembra adeguata, non sembra una legge ben fatta, che può creare dei problemi, nel senso che punta di fatto a svuotare parzialmente il potere del Parlamento a favore di un premierato forte, questo ovviamente con il contributo della combinazione con la legge elettorale, con l'Italicum, ovviamente che con un premio di maggioranza incongruo, diciamo, elegge, mette in Parlamento almeno un 66% di deputati nominati dai partiti. Quindi questa situazione configura uno squilibrio, diciamo, dei poteri all'interno della Camera, toglie potere al Senato, ovviamente, dandogli una rappresentanza molto parziale delle regioni, che peraltro vengono svuotate del loro potere di fatto, perché c'è un neocentralismo che ritrasferisce sullo Stato alcune competenze, come per esempio le infrastrutture, i trasporti. Quindi le regioni saranno marginalizzate parzialmente su certi aspetti delle decisioni. Quindi questo serve ad allontanare ancora di più i cittadini dalle istituzioni, ovviamente, e questo ci sembra un problema. Noi non ne facciamo una questione politica all'interno del Partito Democratico, però vogliamo rappresentare di fatto, dare cittadinanza, dare rappresentanza ai democratici, agli iscritti, ai militanti, ai simpatizzanti a cui non piace questa legge, quindi sono intenzionati a votare no, senza conflitti, senza mettere in discussione il governo, senza drammatizzare come è stato fatto in questi giorni, semplicemente andando sul merito delle questioni.